che per San Valentino mi è venuta un'IKEA. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, quasi San Valentino e mi è venuta in mente un'IKEA carinissima. Ma che dico un'IKEA? Un'idea carinissima. Sì, infatti oggi useremo la fodera per cuscino Gurli e i pennarelli per tessili Copstar. Ecco qua i due prodottini IKEA che useremo oggi per trasformarli in qualcosa che questa volta non tradisce la natura. I colori per tessili faranno i colori per tessili e la fodera per cuscino farà la fodera per cuscino, però la rimaneggeremo in modo da impreziosirla e personalizzarla proprio per la festa di San Valentino, per poter creare un regalo per il nostro lui o per la nostra lei da abbracciare quando sente la nostra mancanza e la nostra assenza. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come usiamo questi prodotti. Ed ecco l'occorrente per il nostro mi è venuto un IKEA di San Valentino. Vi dico subito le cose che non poggio sul piano da lavoro, che sono la carta forno e il ferro da stiro. Un paio di collant rossi da riciclare naturalmente, i pennarelli Lobster per tessili dell'IKEA, una simpatica novità che ho trovato al reparto tessili. Sono dei pennarelli per la stoffa che ora vedremo sia come funzionano che come si usano. Un paio di forbici, una matita. Poi il nostro protagonista, la fodera da cuscino, che è il cuscino Gurli, ecco qua, che è una semplicissima fodera in cotone bianco a trama abbastanza spessa, che dovrete già aver lavato e stirato, cosa che io non ho fatto, però fa niente, io l'ho aperta e la uso direttamente, però per colorare con quei pennarelli nelle indicazioni c'è scritto che bisogna aver lavato e asciugato già il tessuto. E poi la sagoma di un cuore, ciao, che vi ritaglierete appunto da un cartoncino che avrete a casa. Un cuore abbastanza grande da stare centrato, vi faccio vedere, all'interno di Gurli, così, e in modo tale che rimanga un margine equidistante da tutti i lati, quindi che sia ben centrato. E poi una nota di materiale che trovo molto interessante per questo video e di cui spesso mi chiedete sono queste. Allora, useremo sia la fustellatrice per fare i buchi, una comunissima fustellatrice per cuoio e tessuti, quindi questa che pressando e carta e cartoncini pressando fa il buco in pratica, e poi un'occhiellatrice. Cos'è l'occhiellatrice? Quella che pressa questi occhielli, si chiamano proprio occhielli, non hanno nessun altro tipo di nome. Eccoli qua, che esistono sia argentati che dorati. L'occhiellatrice si differenzia dalla pinza per bottoni automatici, che è molto simile, perché ha questa escrescenza al centro. Diciamo che da una parte è forata e dall'altra invece ha l'escrescenza. Ok? Questa che invece è concava da entrambi i lati è la macchinetta per gli automatici, che sono invece questi, guardate. Gli automatici vengono venduti così e per metterli insieme nella stoffa vengono pigiati con questa macchinetta. Detto ciò, torniamo al nostro video. A noi serve l'occhiellatrice con gli occhielli dorati e la fustellatrice, che metteremo al buco pari al diametro dei nostri occhielli. Guardate, la fustellatrice ha vari diametri di buchi, io ho preso quello che è uguale al diametro del mio occhiello. Cominciamo subito. Ok, pongo il mio cuore sopra il mio cuscino e lo centro perfettamente con una matita in maniera molto molto delicata. Faccio dei segni a trattino che devono essere più o meno tutti lunghi alla stessa maniera, dal centro fino a qui, poi lascio un tot che sarà, che ne so, 3,5 cm, e poi da qui a qui poi lascio sempre i 3,5 cm e rifaccio lo stesso segmento più o meno fino a qui,
3,5 cm, stesso segmento, perché qua verrà l'impuntura rossa del cuore. Guardate, ho fatto 1, 2 e uno spazio più lungo, 1, 2 e uno spazio più lungo, 1, 2 e uno spazio più lungo, in modo che io sappia perfettamente dove andare a praticare i buchi con la mia fustellatrice. Comincio infatti adesso con mano molto ferma a praticare questi buchini sul tessuto. Guardate, fare il buchino con la fustellatrice prima, tac, quindi praticare il forellino. Quindi non appena la stoffa si sgrana, inserire il tondino nel buchino praticato e fermare quindi la sfrangiatura della stoffa attraverso l'occhiellatrice, schiacciando tenacemente. Voilà! E così il forellino viene rifinito dal tondino metallico, cosicché i miei passaggi vengano ben cadenzati dagli occhielli dorati. Ok, proseguiamo così per tutta la circonferenza del cuore e noi ci vediamo alla fine, se no qua, se continuiamo insieme, passiamo due San Valentino insieme, non uno solo. Dopo un bel po' di lavoro e un bel po' di schiacciamenti, prendo il mio pennarello Lobster, scelgo il colore che nel caso di San Valentino sarà rosso, i colori in gamma sono questi, blu, verde, giallo, nero e viola, e rosso ovviamente. Inserisco della carta forno all'interno della fodera del cuscino, questo per far sì che il colore non si trasferisca oltre i punti in cui deve andare, quindi che non trapassi da strato a strato, e aiutandomi casomai con un righello, che terrò sempre, spero, dritto, comincio a scrivere amore in tutte le lingue del mondo. Amore. Ok, alla fine della giostra tutto scritto. Io ho fatto anche un errore, ma non vi dirò dove, cercatelo voi. Errore corretto. Aspettiamo, malamente oserei dire, aspettiamo un'ora, quindi poi stiriamo dalla rovescia. Intanto prepariamoci le striscette di calza da passare tra gli occhielli. Mentre il nostro cuscinetto sta lì buonino a riposare, noi prendiamo le calze e tagliamole. Tagliamole in vita, togliendo l'elastico, e togliamo le punte. Tagliamo invece adesso le lunghezze a striscioline, non troppo sottili ma neanche troppo spesse, guardate. Questa è la nostra striscettina, non rifinirò ma piegherò su se stessa così, e con un puntino di colla, ma proprio un'inezia, giusto per farla stare ferma, andrò, visto a fare cosa, a punzonare e a chiudere su se stessa la calza. Sì, sarò certa di non vedere la colla dall'esterno, perché guardate, piego in due e poi sul margine metto la colla, quindi in nessun modo potrò ammacchiare la parte anteriore. E poi anche in caso di lavaggio, considerando che queste cose vanno lavate a 30-40 gradi, state tranquilli che reggerà. Oppure se volete togliete le fascette e lavatelo senza, che essendo fascette rosse su fondo bianco è anche meglio. Facciamo un bel po' di fascette in modo da essere sicuri da ricoprire tutto il perimetro del cuore, infatti questa cordina dovrà passare tra gli occhielli. Ok, fatte queste, adesso stiriamo il nostro cuscino, quindi inseriamo le nostre fascette. Siamo lasciati un'ora fa con le scritte fatte. Ho girato la fodera mettendola alla rovescia, ho infilato dentro la carta forno e adesso col ferro mi accingo a stirare e a fissare la scritta. Ferro posizionato su cotone. Stoffe trattate con questi pennarelli nella confezione scritto potranno essere trattati e lavati a mano a 40 gradi, a una temperatura massima di 40 gradi. Ok, stirato.
ritorniamo a lavorare sulla parte anteriore. A questo punto prendo i miei pezzetti di calza, prendo uno spiedo con cui mi aiuterò ad infilzarlo e piano piano faccio la mia impuntura tutta attorno al cuore, infilando il primo capo proprio qui al centro. Piano piano, zac zac zac. E se vogliamo qua dietro facciamo un nodino per fermarlo. E ora, come fosse una qualunque impuntura, facciamola passare da tutti gli occhielli. Così. E passiamo a sì e no, sì e no, sì e no su tutto. E voilà, tutta l'impuntura finita, il nostro cuscino è pronto. Ora vado a mettere l'imbottitura, vi faccio qualche bella foto per farvelo ammirare in tutto il suo splendore. No, è molto carino, è divertente ed è bello. Secondo me è una cosa sì che può essere comprata già fatta, ma come l'amore è più bello se è elaborato, no? E allora vi lascio le foto e noi ci rivediamo dopo. Ciao e buon San Valentino! Pieno di amore in tutte le lingue. Io nel mio ho messo anche il mio nome, quello di Gabriele e quello di Enzo, incastonato lì tra i vari tipi di amore in tutte le lingue. E secondo me è carina anche l'idea di riciclare le calze vecchie, naturalmente in buono stato, per creare il cuore tutto attorno. È una cosa carina secondo me, perché nel lavaggio le calze sicuramente non scoloriranno, quindi non ci daranno problemi. Ancora non so la tenuta dei pennarelli, perché io li ho usati con voi per la prima volta, non ho ancora lavato la fodera del cuscino. Quando accadrà io vi farò la recensione completa di questi pennarelli sul mio blog, in modo che voi possiate capirne anche la resa, e vi farò la foto del prima e del dopo lavaggio, in modo che voi possiate avere proprio il sentore pratico di quello che sono i pennarelli Copstar. Per quanto riguarda invece l'occhiellatrice, spero di avervi fatto capire la differenza tra un'occhiellatrice e una pinza a pressione per gli automatici. Soprattutto, molto spesso mi chiedete dove la compro. Io questi strumentini li ho comprati alla Lidl, quindi basso costo e facile trovarli, certo nelle settimane in cui le mettono in vendita. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi aspetto sempre sulla mia pagina Facebook, vi aspetto sempre sul mio Instagram e sul mio blog, vi lascio i link qua sotto nel box informazioni, e vi aspettiamo con Gabriele sempre a braccia aperte su Due Cuori Una Cappa, il nostro secondo canale. Eccolo qua, il link per accedervi e iscriversi, iscrivetevi anche là. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su e condividetelo, e noi ci rivediamo al prossimo video. Vi auguro di cuore uno splendido San Valentino e noi ci rivediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!